Si è andato riempiendo piano piano lo stadio di San Siro, non c'è tutto esaurito, ma comunque una bella cornice per questa partita che è decisiva per il Milan, come ormai saranno tutte, visto che è in testa alla classifica. Tra l'altro la Roma si è avvicinata con la vittoria di oggi pomeriggio 2-0 sull'Udinese, a 22 punti a 4 dal Milan. Rubinho dentro per Ibra, cerca un aggancio non facile Ibra, poi il pallone fuori per Bonera che prova il destro, Boruc come un gatto, il calcio d'angolo. D'Agostino e Abbiati è bravissimo, perché D'Agostino poi c'è fuori gioco di Girardino, D'Agostino aveva trovato una palla velenosissima, la palla è proprio verso di lui, c'è una spinta e poi Abbiati strepitoso su colpo di testa di Kroldrup alle spalle di Natali. Ancora Marchionni, non gli lasciano lo spazio per calciare, Cerci in area di rigore, è pericoloso, uno contro uno di Cerci, vuole fondo, attraversone che arriva, non riesce a toccarlo Djajic, altra grande occasione per i Viola. Seedorf invece si libera per il destro, Boruc in qualche modo, Ambrosini, poi Ibra, Ibra, Slata, Ibrahimovic, non si è mosso bene stavolta Camporese, ha tenuto in gioco proprio Rubinho, in area di rigore c'è Ibra, non arriva e poi arriva Seedorf, la schiaccia sul fondo. Dentro ancora il pallone per Cerci che manca il controllo, poi c'è il ritorno di Zambrotta che perde palla, va giù Cerci, ho molti dubbi qua, moltissimi dubbi, però la palla la tocca Cerci, la porta sì, via. La palla la tocca Cerci, no, e poi lo prende, sì, si prende con la gamba sinistra. Sinistra, questo è rigore. Intanto c'è spazio per Flaminina, era di rigore, prova a metterla dietro, qui c'è un fallo di mano a protezione, dice l'arbitro. Un posto, guarda come lo allunga, sì, su questo rigore, sì, rigore. Sì, sì, sì. Pronto a battere Seedorf, fuori il pallone per Thiago Silva, c'è il destro, che bello, fuori di poco. Boateng con il sinistro, Boruc con la manona. Poi Gilardino va via a Nesta, grande giocata di Gila. Centrale il suggerimento per Djajic, Abbiati e Ambrosini, la migliore palla gol per la Fiorentina al 38esimo. Milan batte Fiorentina 1-0, decide, manco a dirlo, Ibrahimovic.